tutti ci arrestano. Ci andrò a mescolare questi tipo pezzettini. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente siamo tornati a Dubai dopo 3 mesi di permanenza in Italia. Il nostro rientro è stato un po' un disastro. Abbiamo trovato la casa senza aria condizionata perché non funzionava più. Dalle nostre vetrate, dove ci sono dei piccoli spifferi, è entrata tantissima sabbia in casa e ci siamo ritrovati a mezzanotte senza aria condizionata a pulire tutta la casa. Però adesso sono già passati 3-4 giorni dal nostro rientro, adesso la situazione è tutto a posto, siamo rientrati nella nostra routine sia di allenamenti che lavorativa che quotidiana nel nostro mood di Dubai. Adesso è mattina, sto facendo colazione, ve la mostro. Qui ho il mio porridge brutto, però molto buono, fatto con la farina d'avena aromatizzata al gusto crema e banana. Qui ho le mie 4 uova intere cotte nella padella antiaderente senza olio. E qui la mia integrazione mattutina, omega 3, vitamina D, vitamina multivitaminico, acido alfa lipoico e vitamina C. Invece la mia fidanzatina che fa? Mentre io stamattina, buongiorno ragazzi, a parte Ronny che mi sta mordendo, colazione già fatta perché dovevo finire di fare alcune scale per le mie ragazze del coaching e quindi ho già fatto colazione qualche ora fa. Adesso mi faccio la mia integrazione, che per me invece sarà sempre vitamine, quindi vitamina C, vitamina D, multivitaminico e omega 3, e poi aggiungerò anche 3 grammi di carnitina e una compressa di questo integratore qua, che è magico, quindi donne, se non l'avete provato, fatelo perché è eccezionale. Rientro, come ha detto Gianmarco, un po' così, caotico. L'unica nota positiva è che stavolta almeno Ronny, il nostro cane, è potuto venire sull'aereo con noi, che è stato un parto, non ve lo dico, cioè che cosa ho dovuto fare per farlo salire sull'aereo, però almeno quello è andato bene. Quindi adesso lui finisce di mangiare, io finisco di lavorare e poi andiamo ad allenarci, direi. Bella serata! Ma stamattina è la sagra dei mongoloidi. Com'era il film di Benigni, quello dove era andato a Palermo? Qual era? Che praticamente appena Benigni arriva a Palermo fa: il problema di Palermo è il traffico. Ho chiesto io di picchiare uno spacciatore nel film, capito? Ah! E quindi lui diceva il traffico inteso come il suo lavoro, però in realtà si riferiva al traffico perché erano in coda con la macchina. Dai, non hai capito la battuta? L'ho capita, ma non perché non hai visto quel film? Perché non faceva ridere. No, vabbè, perché non conosci il film. Queste sono le battute squallide di Gianmarco a mezzogiorno e 06. Il problema di Palermo è il traffico. Il traffico. Ancora? C'è la macchina di Hulk anche. Sono venuti con questa palestra. Bellaccio. Clean, bro. Clean? What do you need, bro? What do you need, bro? È come il mio. Hanno aperto questo mega negozio di vestiti e integratori. C'è anche il carrello della spesa. Poi ti compro il completino per stasera. Primare. Levati un po'. Ti aiuto. Amore, per piacere. La volevo aiutare, eh. Non volevo fare niente di male. Non lo volevi l'aiuto mio? Qua mi tocca venirti a prendere così. Guarda, che sbatti il ciottolino alle grate della prigione. Io sono generoso, eh.
ordinato, adesso siamo a casa, pranzo, in realtà siamo arrivati e mi sono resa conto che ieri non avevo ordinato la spesa e quindi pranzo con gli avanzi praticamente, rispettando la nostra dieta, però io qui ho un piatto misto con ceci, tonno, pomodori e cetrioli, qualche galletta per completare la quota di carboidrati. E niente, anche Gianmarco va di couscous e tonno perché il pollo non è pervenuto, l'abbiamo ordinato e adesso a breve dovrebbe arrivare. Comunque, stasera, oggi è giornata un po' lavorativa perché dobbiamo fare comunque schede, programmi, eccetera eccetera, ma questa sera vi portiamo con noi in un posto molto molto carino, quindi mi raccomando, seguite il video fino alla fine perché almeno vi portiamo insieme a noi. Comunque ragazzi, è da un po' che vi avevo promesso che avrei portato qui sul nostro canale il mio full day of eating, dato che sono comunque in fase di massa e molti di voi siete curiosi per vedere che cosa sto mangiando, dato che comunque dal periodo gara, che in gara pesavo 90 kg, adesso peso sui 104 kg, è passato un po' di tempo, sto mangiando in maniera diversa. E se volete che vi porto questo video dove vi mostro tutto ciò che mangio dalla mattina alla sera, è arrivata la donna delle pulizie, lasciatemelo scritto nei commenti qui sotto. Adesso si mangia, arriva la donna delle pulizie, pulisce casa, oggi pomeriggio dobbiamo lavorare tutto il giorno per rispondere ai nostri clienti del coaching online. Quindi oggi pomeriggio è giornata molto impegnativa a livello lavorativo. Se anche voi volete entrare a far parte del nostro servizio di coaching online e farvi seguire da me e Irene nella vostra trasformazione fisica, trovate qui sotto in descrizione il link per contattarci e per entrare a far parte del nostro servizio di coaching online. Finalmente siamo arrivati, dove siamo amore? Questa sera cenetta a Dubai Marina, guarda che bel panorama dietro di noi. E niente, andiamo a mangiare in un posticino fit che in realtà vi abbiamo già fatto vedere qua sul canale nel video, quello dove mangiavamo tutto il giorno al ristorante, se esatto, non sbaglio. Esatto. Ve lo metto qua da qualche parte. E niente, quindi andiamo a cena, vediamo cosa mangiamo. Ci abbiamo anche un po' di famina dopo aver lavorato tutto il giorno. C'è fame. C'è fame. Andiamo. Coca Zero, sempre presente anche in fase di massa. Yes. Che oltretutto io tutte le volte ho il terrore perché loro la danno alla spina. C'hai sempre il dubbio, l'avranno portato a zero. Oppure quindi quella normale con lo zucchero. Conferma, però si sente perché secondo me è pure annacquata. Cosa mangeremo stasera di così innovativo? Gianmarco sicuramente non lo sa perché ovviamente ho ordinato. La mia dietologa. Ragazzi, come vedete io ho sempre molta immaginazione. Mangio il riso e il pollo anche al ristorante. Però ragazzi, devo dire che questo pollo è veramente molto molto buono. Non so come lo cucinano, non ha olio, ma è molto buono, saporito. Secondo me mettono delle spezie particolari, dato che questo è un ristorante messicano. Qui abbiamo delle verdure grigliate, anche queste molto buone, che andrò a mescolare con il mio riso. Qui abbiamo delle patate al forno e qui per me abbiamo un purè. All'interno del purè c'è anche delle verdurine mischiate insieme. Quindi questa è la mia scenetta. Io invece vado di sempre pollo con questi tipo pezzettini di ananas sopra, pita bread con aggiunta e sto aspettando anch'io le mie verdure che dovrebbero arrivare a breve perché sono buonissime. Quindi ora facciamo la pappa perché siamo super affamati. Veramente molto buono, però ragazzi sono in massa e quando arrivo alla sera faccio fatica a finire tutto. Ho ordinato, diciamo, la quota di cibo della mia dieta come quantità di macros, però sto facendo fatica a finire, però mi devo impegnare e finire tutto. Io invece penso che stanotte saranno dei problemi perché guardate quanta cipolla c'è nel mio piatto, probabilmente la digerirò tra 2 o 3 giorni. Stanotte si muovono le lenzuola, non è colpa mia. Non sarà colpa mia. Per una volta. Di solito sei tu quello che le volta. Può muovere. E non per cose divertenti, chiariamo subito. Cena terminata, se prima eravamo affamati, ora siamo super full. Sono pienissimi. Comunque, questo ristorantino qua è straconsigliato se venite
a Dubai e volete, diciamo, restare a dieta, perché comunque, come avete visto, fanno tutta roba super pulita, super fit, pochissimi condimenti, praticamente niente, ma è veramente buono. E oltretutto, stavamo dicendo prima che io a Dubai è uno dei posti, dei pochi posti dove mangio volentieri il pollo, perché lo fanno sempre, esatto, molto buono. È buono. E poi c'è uno di questi ristoranti più o meno in ogni quartiere, sì, della città. Sì. Quindi se siete a Downtown lo trovate, se siete a Marina lo trovate, sì, se siete in altri quartieri lo trovate. Sì, sono un po' sparsi in quella e poi è molto economico, perché comunque in confronto agli altri ristoranti qua con 20 euro a testa. Con 20 euro a testa ti fa una bella mangiata, sì, è abbastanza, sì, economico. Però in generale il pollo è molto più buono qua, non solo in questi ristoranti, proprio a Dubai in generale. A Dubai il pollo il lo fanno pollo è molto buono, ma perché a Dubai assurdo. C'è tanti consumatori di pollo probabilmente. Probabilmente c'è tanti po' di e quindi si sono specializzati, esatto. Rientrati a casa, dose di coccole serale con Ronny, è vero amore? Sì. Ragazzi, siamo appena arrivati a casa, mi prendo il mio Hydra Elite perché abbiamo fatto una passeggiata lì a Dubai Marina, non abbiamo neanche fatto le riprese perché c'era un'umidità della Madonna. Ho sudato tantissimo, quindi Hydra Elite per ripristinare i vostri liquidi, per idratarvi. Ve lo consiglio quando siete disidratati, è un ottimo integratore. Vi ricordo, se acquistate su Yamamoto Nutrition, di utilizzare il nostro codice sconto Gianire, codice sconto influencer, che è cumulabile con tutti gli altri codici sconto che trovate sul sito. Noi ragazzi vi salutiamo, sta arrivando anche Ronny e Irene. Non abbiamo ancora finito la dose di coccole. Ci vediamo nel prossimo video anche con Ronny. Ciao a tutti ragazzi.